Vado. Sono Marco Guidone, nato a Monza il 17/5/86, a maggio farò 32 anni. Il mio primo ricordo è mio papà che mi portava al campo quando ero piccolino e ho iniziato da là i primi passi nel mondo del calcio. Sono passati tanti anni, però è un ricordo che non va via. La mia prima partita vista allo stadio, mi ricordo che era un Inter-Atalanta di che anno non mi ricordo, che fece gol Matteus addirittura, quindi stiamo parlando veramente di tanti anni fa, e ero andato con mio papà allo stadio, mi ricordo solo che era Inter-Atalanta e fece gol Matteus, una bordata incredibile su punizione. Ma diciamo la verità, non mi sono mai ispirato veramente a un giocatore, ho sempre avuto dei modelli a cui magari guardavo, ma non a cui mi ispiravo, perché poi è comunque ispirarti a un giocatore secondo me non è mai una cosa reale, perché sei tutt'altro, quindi... Sicuramente all'inizio era Ronaldo il mio idolo più assoluto, perché con gli anni giocava nell'Inter, quindi guardavo lui, ma non mi sono mai minimamente paragonato a lui perché è inarrivabile. Negli ultimi anni comunque ho seguito come attaccanti Toni, mi è sempre piaciuto come attaccante, che più o meno riprendeva un po' le mie caratteristiche, e questi ultimissimi anni mi piace molto Icardi per quello che fa davanti alla porta. Avversari ne ho avuti tanti, forti, cui ho incontrato. Sicuramente ti posso dire Verratti, quando ho giocato a Pescara, era veramente imprendibile. Ti posso dire che era un giocatore che si vedeva che avrebbe fatto la carriera che sta facendo, quindi non metto lui come primo, ma ce ne sono stati tanti altri. Come compagni di squadra forti sono anche lì tantissimi, perché ho avuto la fortuna di giocare con compagni di squadra molto forti. Uno ultimamente l'ho visto a Trieste, Allegretti, che è un giocatore veramente fortissimo, soprattutto quando calciava le punizioni era impressionante, poi ti metteva la palla sempre dove voleva lui, quindi mi viene in mente lui, dico lui, ma ce ne sono tantissimi altri. Rimpianto è quello di che quando ero in B sono andato via. Per scelte mie personali, dalla B sono voluto scendere di categoria, e quello è stato un grande rimpianto, perché poi risalire è sempre difficile, quindi quello sicuramente è un grosso rimpianto, che però ormai è andata così, non posso più tornare indietro. Conoscevo come piazza, perché comunque Padova è sempre stata una grande piazza, e ho avuto anche tanti ex compagni che ci hanno giocato, mi hanno raccontato che comunque giocare qui vuol dire tanto, c'è la gente che è molto legata a Padova, è una piazza esigente, tante cose. Una volta arrivato qua ti posso dire che ho confermato, cioè, le parole dette dai miei ex compagni erano vere, quindi devo dire che è un'esperienza bellissima per ora giocare qua, e poi ci sta bene e ci vorrei rimanere a lungo, sinceramente. Bella domanda. Tra 10 anni non lo so, non te lo so dire. In questo momento ho un po' le idee confuse per quanto può essere il mio futuro. Sicuramente ho un'attività a casa dove ho un negozio di abbigliamento, ma non mi vedo come star chiuso dentro un negozio, oppure andare in giro a vendere la roba, piuttosto che andare in giro per i campi e fare l'allenatore. Non lo so ancora, c'è un grosso punto di domanda, spero che tra qualche anno, per ora penso a giocare perché ho ancora, spero, 4-5 anni, poi si vedrà. La felicità è lo stare bene con se stessi, secondo me. Ho avuto esperienze molto negative purtroppo nella mia vita, e ho capito che quando stai bene poi con te stesso e hai la gente, veramente tipo la tua famiglia piuttosto che la ragazza, la moglie, i figli,
penso che sia la cosa più bella che ci possa essere, perché non c'è cosa più bella che condividere le tue gioie con le persone di cui vuoi.